Buongiorno e buon giovedì, ben ritrovati con Mattina 24 Live. In apertura la tragedia del Ponte Morandi a Genova avvenuta nel 2018. Era rimasto coinvolto anche un camion pieno di droga che sarebbe dovuto essere recuperato. E quanto emerge dalle indagini dell'operazione Blu Notte della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che portò all'arresto di 47 persone. Nelle intercettazioni due degli indagati si riferirono al video del crollo. Come riportano diversi quotidiani, il problema era legato al recupero del camion sotto sequestro. Per il trasporto che si stava organizzando, le due persone che erano ai risvolti telefonici avevano parlato di 4.000 euro per gli investigatori da intendersi per ogni chilo di droga, in totale circa 3 milioni di euro. La vicenda non era stata attenzionata dagli inquirenti. Ed ora veniamo alle notizie di casa nostra che ci portano a Bari, dove è stata presentata ieri in Regione Puglia un interessante progetto dal titolo Generazione 2030 Alleanze regionali per l'educazione alla cittadinanza globale. Si tratta di un progetto messo al bando nel 2021 che indica i contributi per educare e sensibilizzare la cittadinanza pugliese nel mondo globale. Di questo ne ha parlato in conferenza stampa l'assessore regionale alla welfare Rosa Barone. Sentiamo uno straccio del suo intervento. Che ha partecipato a un bando del 2021 finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Tutto questo, appunto, come diceva già la dottoressa Romano, per sostenere, sensibilizzare alla cittadinanza globale. Un concetto che è richiamato appunto nell'Agenda 2030 ed sono tre le aree di interesse di questo bando. Uno, appunto, quello di rafforzare la conoscenza riguardante gli obiettivi strategici dell'Agenda 2030, quello poi di dar vita ad azioni a tutela dell'ambiente e poi anche quella di ridurre al minimo o contribuire a contrastare i fenomeni d'odio, di intolleranza e discriminazione, invece favorendo e valorizzando le diversità, l'inclusione sociale, ma anche l'integrazione, diciamo, a 360 gradi. Con questi obiettivi e con la voglia soprattutto di, appunto, formare i giovani, ma anche le amministrazioni, quindi in qualche modo i cittadini, facendo sì che questi si sentano assolutamente parte attiva delle nostre comunità tramite appunto anche questo tipo di bando, abbiamo voluto dar vita a questo progetto che in un primo momento sarà in via sperimentale nella provincia di Foggia e poi potrà essere chiaramente allargato a tutta la regione e durerà 2 anni, dove verranno interessate tanto l'università quanto appunto. L'antitrust ha avviato un procedimento nei confronti di quattro società, anzi cinque società, che forniscono energia e gas per illegittime modifiche al prezzo di fornitura. Come spiegato da un'associazione di consumatori in un esposto che è stato presentato all'Authority, tutte le comunicazioni mandate ai consumatori dopo il 1 maggio scorso sono inefficaci. Il preavviso non può essere inferiore a 3 mesi, perché il termine scade dal primo giorno del mese successivo. Adesso l'Authority della concorrenza e del mercato ha adottato un provvedimento nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica. Sotto la lente sono finite le proposte di modifica del prezzo di fornitura e le successive proposte di rinnovo delle condizioni contrattuali. E adesso parliamo di persone diversamente abili, perché da adesso in voi potranno vivere in serenità nelle strutture diurne e non spostarsi più in case di riposo e rinunciare alle loro abitudini quotidiane. Un importante risultato su questa materia è stato raggiunto in Consiglio Comunale. A darne notizia il consigliere ed ex sindaco di Lucera Atutolo, presidente della seconda commissione regionale. In sostanza è stata stralciata una parte di una legge in cui si impediva al diversamente abile di rimanere nelle strutture e poi trasferirsi altrove. Tutolo rivendica la condizione legata al fatto di aver insistito per far cambiare quel parte del provvedimento e anche di non immaginare che potesse essere tanto difficile far comprendere che procedendo alla cancellazione di un limite anagrafico si potesse incidere in maniera positiva sulla qualità della vita e delle persone.
Domani 16 dicembre alle 18:30 presso l'auditorium del liceo scientifico dell'Istituto Canudo Marone Galilei a Gioia del Colle si terrà una tavola rotonda dal titolo Le nuove frontiere del sapere. Si discuterà degli aspetti etici e sociali dell'intelligenza artificiale applicata alla gestione dei dati, della data science e della gestione della big data con strumenti accessibili a livello scolastico. I lavori saranno presieduti dalla dirigente scolastica, la professoressa Giovanna Cancellara. Parteciperà il dottor Nicola Di Bari, dirigente cardiochirurgia e centro trapianti di cuore del Policlinico di Bari, la project manager, l'ingegnere Maria Carmela Marinelli, la professoressa Angela Teresa Attolino, docente di storia e filosofia del Liceo Classico Marone, presenti associazioni locali del territorio ed il comune di Molfetta. Presentato a Bari il Museo della Storia della Società Calcistica Barese con un testimonial d'eccezione, l'ex capitano e capo cannoniere del torneo negli anni 90, Igor Protti. Per i dettagli sentiamo la redazione di Teleregione. È stata presentata nel capoluogo pugliese l'iniziativa solidale del calendario del Museo del Bari Calcio 2023. Il progetto, promosso dal Museo del Bari e dal Centro Sportivo Educativo Nazionale, è volto a raccogliere risorse per l'ex orfanotrofio di Bari. La raccolta fondi avverrà attraverso la vendita del calendario. Ad ogni mese dell'anno, spazio per una maglia storica del club vicino ad un monumento identitario della città. Un calendario a beneficio dei bambini più fragili della nostra città, in quello spirito di solidarietà che accompagna per fortuna la nostra comunità e aiuta la nostra comunità a stare in piedi. È stato un bel momento. Beh, un bellissimo connubio tra quelle che sono le bellezze della città e il valore della maglia, quindi ritrovare nei vicoli della città vecchia o negli stadi. Oppure nei monumenti più caratteristici di Bari, il valore della maglia della nostra città è stato veramente una cosa emozionante e soprattutto trainante per quelli che sono i sentimenti che ci legano alla città e alla squadra. Testimonial dell'evento Igor Protti, oggi direttore generale del Livorno, ma vecchia bandiera del Bari, l'ex capitano ha commentato il momento magico della squadra di Mister Mignani al terzo posto nel campionato di Serie B. Credo che la cosa principale che anche oggi si vede sia quella di una squadra che sta dando battaglia, una squadra che ogni volta che scende in campo dà la sensazione di essere una squadra solida, competitiva e un gruppo di lavoro importante, a cominciare dalla società, staff tecnico, direttore sportivo. Tutti coloro che lavorano intorno al Bari e i giocatori sono all'altezza della situazione, quindi ci fanno sperare in un campionato molto importante. Ed ora i mondiali di calcio. Sarà Argentina-Francia la finale in programma domenica prossima 18 dicembre. Nella seconda semifinale svolta mercoledì, i francesi di Didier Deschamps hanno battuto per 2-0 il sorprendente Marocco, che può comunque essere soddisfatto di come è andato per loro questo storico mondiale. La gara si sblocca dopo 4 minuti con la firma di Theo Hernandez dopo una furibonda mischia in aria in semi rovesciata, batte il portiere marocchino. Il giocatore è in forza nel campionato italiano al Milan. I marocchini subiscono la forte pressione avversaria e giro prima poi sfiorano il 2-0. Nel finale del primo tempo il sussulto avversario con il palo colpito da Yania. Nella ripresa fa notizia il raddoppio francese di Miani, poi più nulla sino alla fine del confronto, con tanti applausi per la formazione marocchina. Con l'aiuto della grafica adesso andremo a vedere il quadro delle finali di questo mondiale qatariota. Sabato 17 dicembre alle 16 la finale del terzo posto tra Croazia e Marocco, mentre domenica 18 Francia-Argentina alle 16 per la finalissima mondiale.
E allora andiamo a rivedere con l'aiuto anche della nostra regia il quadro completo delle finali di questo weekend che ci attende. Lo vedete, sabato 17 dicembre, finale del terzo posto tra Croazia e Marocco, tra le sorprese più belle di questo mondiale. E poi la super sfida finale, domenica 18, sempre alla stessa ora, allo Sahil Stadium, con la super sfida tra l'Albiceleste e la formazione francese. Sono le 8 e 5 minuti di questo 15 dicembre, termina qui questa edizione di Mattina 24 Live. Vi ricordo che i servizi, le notizie e le edizioni dei telegiornali in continuo aggiornamento li troverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo come sempre questa sera con Dentro la Notizia. Grazie per essere stati con noi e buona serata, anzi più che serata, buona giornata.